Un saluto a voi, seguaci di All Games Italia. Io sono il vostro signor Ojo e oggi continuano le avventure del nostro quintetto all'interno della casa maledetta di Sweet Home. Ho continuato questo gioco, stiamo giocando adesso in differita, perché durante la diretta non mi è dispiaciuto. Sì, certo, ci sono tanti limiti dovuti comunque alla vecchiezza di questo titolo per Famicom, però va anche detto che gli ostacoli che abbiamo incontrato non sono stati insormontabili, anzi, il ritmo dell'avventura è sempre stato piuttosto buono, nonostante gli incontri casuali e queste cose così, però insomma non ci siamo bloccati mai davvero. Per cui ho deciso che potrebbe anche essere bello arrivare fino in fondo e mostrarvi il finale di un gioco che magari non avrete mai l'occasione di provare. Ora, veniamo a noi e io di questa cosa ho fatto solo qualche passo all'interno di questa nuova area e ho scoperto qualcosa di agghiacciante. Come vi dicevo, vedete quegli sgraffioni che ci sono sulle pareti poco più a nord e c'è un effetto malevolo sui nostri personaggi. Ecco qua. La maledizione comincia. In realtà non è una maledizione, è piuttosto la paura che blocca, una paura, un terrore veramente mortale, che addirittura dopo tot secondi toglie punti vita ai personaggi colti da questo status malevolo. Cosa peggiore è che il personaggio bloccato da questa maledizione, se vogliamo, non può muoversi né essere selezionato. Quindi sta agli altri dover andare a usare il suo oggetto su di lui, in questo caso Asuka, che ovviamente Asuka, scusatemi, che ovviamente è la inserviente, la donna delle pulizie, ha potuto usare il kit di pronto soccorso di Akiko e curare la sua paura. È brutto quando il curatore viene colto da questi malus perché dobbiamo usare gli altri personaggi. Per fortuna è possibile ugualmente. Allora, teamiamoci up again. Vediamo se possiamo effettivamente continuare, ma vedete, qua c'è qualcosa che non torna. Proviamo a portare anche gli altri personaggi su, ma temo che subiranno gli stessi malevoli effetti. Eccolo qua, per esempio, avete visto? Ryo è stato colpito da paura, quindi dobbiamo prendere Akiko e tornare indietro e fare lo stesso trattamento. Use. Ora, prendiamo Kasuo, che mi recupera Ryo. Dai, Ryo, non aver paura, siamo tutti insieme a te. E mostri, mostri, arrivano mostri. Mostri, un cane rabbioso e con i vermi che gli escono. Allora, attack. Attack, attack, attack. Purtroppo è chiaro che con questa nuova area i nemici hanno anche più possanza, e quindi è un po' più difficile abbatterli. Per fortuna siamo abbastanza esperienziati e le armi che abbiamo al momento sono piuttosto buone. Allora, item, accendino su questa corda e vediamo l'orrore che scopriremo qua dentro. No, adesso salvo. Le buone abitudini è meglio non dimenticarle. Vediamo qual è l'ultimo salvataggio che avevo fatto. Ok, l'1, per cui partiremo da 2, ok. Du-du-du. Oh, c'è una scritta e un piccone. Cosa potrebbe mai servire? Piccone, attenzione, c'è un dardo, una spada che scatta. Diciamo duck. Visto che la scritta era al centro. Sì, perfetto. Luke. Un biglietto. Takashi, puoi camminare sui pavimenti appiccicosi con gli stivali. E puoi anche tirar fuori gli amici che si sono bloccati su di essi. Boh, io di pavimenti appiccicosi non ne ho ancora trovati, ma suppongo che ciò significhi che l'esistenza di queste schifezze sia non troppo lontana. Ok, questo cos'è? Una piccozza per l'appunto. E vediamo se possiamo raccoglierla, perché in realtà non vedo. Allora, forse Waxy non serve più. Quindi proviamo a prendere la piccozza, chi lo sa. Proviamo ad aprire la porta. Sì. Benissimo. And the door is open. La balconata. Mi fa un po' i brividi questa scena. Wow! Che succede?
Perché ha fatto wow? Questo cos'è? Una nota con inchiostro fresco. Per chi mi segue, il diario è nascosto. Un indizio si trova nella cantina. Devi fuggire questa casa di... vabbè. di malevole presenze, dai, facciamo così. Residing Evil. Qua penso che sia Residing. Residing? Residing? No, Residing Evil. Resident, but Residing. Andrò a vederlo dopo. Magari nel prossimo video ve lo saprò dire. Anzi no, faccio un attimo una pausa e vediamo subito. Residing Evil. Continuiamo. Ma questo è stato scritto per noi! Wow. Vediamo cosa c'è per di qua. No! I vetri, porcaccia la miseria. Mi tocca tornare indietro, liberare il passaggio, cambiare party. E portare loro due di qua. E c'è un mostro! Per meglio chiamare subito qualcuno perché in due... Cane rabbioso, non fortissimo, ma comunque sempre meglio chiamare. Mi piace la musichetta dei combattimenti. Kasuo, 28 punti di danno. Adesso faccio attaccare tutti, attacca, attacca, attacca. Ecco fatto. Ryo, level up, ottimo. Quindi abbiamo detto... abbiamo Asuka. E giù. Vacuum! Ah, non c'è l'effetto parallasse. Beh, sarebbe strano perché vuol dire che è altissima questa casa. Pensavo fossero alberi, ma facciamo finta che sia semplicemente il prato sottostante. Perché se fossero alberi vuol dire che siamo a centinaia di metri d'altezza. Ok, ecco cosa c'è. Look. Questa statua di bronzo, forse possiamo romperla con la picozza. Quindi mandiamo giù subito l'altro resto del party. Kasuo. Uffa, di già. Spero non sia nulla di estrema... Sì, va bene, il cane. In un due turni lo facciamo fuori. Forse no, però. Aia. Dai, attacca, attacca, attacca. 23, 23... 43, ve l'ho detto che in due turni l'avremmo fatto fuori. Ma qui sicuramente qualcosa con queste statue di bronzo bisogna fare, perché lì vedete che c'è una specie di piolo a cui appendere la corda. Proviamo subito col pick. Oh, c'è solo niente. Riproviamo. Niente, vabbè. Allora, apriamo questa porta. Item. Key. E qua sicuramente torniamo nell'area precedente da una porta che non potevamo aprire. Controlliamos. Non sono così sicuro che sia un'area precedente questa perché non me la ricordo proprio per nulla. Vediamo cosa ci dice la Bamble. Una Bamble! Talk. Oh, questa non ci parla, strano. Qui c'è... Ah, pensavo fosse una specie di sfera su un piedistallo, invece è un uomo... chino su se stesso col sangue per terra. Non so se riuscite a vedere che quella specie di... Guarda, vediamo se posso usare, ecco sì. Questa è la testa, queste sono le due braccia, una gamba ignuda, l'altra gamba è qui e questa è la pozza di sangue. Io pensavo che questa roba fosse una sfera e dicevo boh, una sfera tipo dell'oracolo, vabbè. Allora, toc. Ah, con la picozza non saremmo stati trascinati via. Ok. Qui c'è un estintore. Vediamo cosa possiamo lasciare giù. Forse il legno non è più così importante al momento. Oh no. Non mi eviterò mai a questi... A questi, come si chiamano? Questi menu che si chiudono. Allora, vediamo un attimo cosa c'è qui. Item. Key. Basta che non esca acqua subito da qua. Splashete! Sento dei rumori malsani in questa stanza. Ah, è un'armatura, perfetto. Leggiamo un biglietto. Il buco.
Una scala. No, una scala di corda. Interessante. Non so, speriamo se siano i nostri personaggi che hanno detto interessante, ma qualcuno l'ha pronunciato, forse era Vergato. Chi è questo qua? Un uomo! Non l'ho mai visto questo mostro. Speriamo non sia troppo forte. Ok, 6 punti danno, mi sa che è dannosissimo. Ryo è abbastanza buona la sua arma, dovrò controllare qual è. Spada vecchia forse. Ok, uomo sconfitto. Come siamo messi? 180. Non benissimo. Ah, che sia quello il pavimento appiccicoso. Ok, quindi forse è un po' inutile adesso scendere. Ma vediamo cos'è questo oggetto. Una spada dell'anima. Proviamo a prenderla. E la diamo ad Amy. No. Vediamo com'è messa Amy con quest'arma. 42-63. Ok, non mi sembra... Mi sembra molto meglio dell'altra, ma... Questa sua caratteristica di essere soul potrebbe essere interessante. Andiamo a prendere Aska, scusatemi, parti. Prima Akiko. Poi c'è anche quella porticina lì da andare a vedere. Ok. Uff. Non lo devo portare qua perché siccome devo affrontare le armature adesso. Ho bisogno di avere tutti a disposizione. Ok, mi ha morso ma senza effetto. Vai, basta! Ok, Asuka level up, Kazuo level up, Amy, Asuka. Asuka, ma... è Asuka, Akiko, Kazuo... Party? Party? No, party? Party? Scegliamo Kazuo. Sono qui per Kazuo. Ah, ma è tutta melmosa quella zona. The armor. Attack. Attack call. 30 danni, 24 danni. E Akiko arriva in aiuto. Armor hit. 45 danni. Uffa, questi combattimenti anche un po' inutili a questo punto, direi. Ricordiamo che non abbiamo abbastanza tonici per tutti. Vediamo chi ha attaccato. Però anche i punti esperienza sono importanti, per cui... Armor! Akiko chiama gli altri. Ottimo. Ups. Uffa, Akiko. Bisognerà usare il tonico molto presto. 29, 31, 23, 27, 34. Uff, Amy. Amy ne aveva abbastanza di punti vita, per fortuna. Ok, 42 punti esperienza. Ma quanti ce ne sono di questi mostri? Sento ancora del sferragliare. Non vedo... Ah, guarda lì la scala di corda in alto a destra. Ah, bisognerà arrivare lì. Però al momento questa melmosaggine, io preferisco neanche sfiorarla. Allora. Però un attimo, perché posso sempre tirarli fuori i miei amici, quindi... Vediamo un attimo. No, non mi fido assolutamente. Allora, riprendiamo Kazuo. E torniamo un attimo indietro. Possiamo passare da quell'altra porta lì e vediamo cosa c'è. Diciamo che questi spermatozoi urlanti passino. Ancora melmosaggine. Però abbiamo detto che così possiamo passare. Ah, un mostro. Spero non sia troppo forte perché siamo messi un po' maluccio. Un Bane, non è più un Wisp, è la versione avanzata, è un Super Wisp.
Aiuto, penso che si vendicherà di tutto il male che abbiamo fatto ai suoi cuginetti minori. Ok, 37 danni, 42, 18. Fire? What? Ok, per fortuna l'abbiamo sconfitto, ma che fatica. Vediamo questo scheletrin. Uno scheletro con un biglietto, attenzione. La bara nella cantina. È un foglio che viene dal diario. Quindi attenzione, abbiamo qualche indizio in più. Ora, contiamo un attimo i tonici, perché ho paura che non ne abbiamo mica tanti, eh. Ok, due ne abbiamo. Controlliamo i punti vita. Allora, è che Rio in realtà ha tanti punti vita, sarebbe un mezzo spreco usarlo su di lui, il tonico. Quindi non ho intenzione di farlo. Allora, decidiamo un po' come agire adesso. No! Amy, cavolo. Oh, riuniamoci con te. Certo. Vediamo dov'è Amy. Ah, nel corridoio di nuovo. Ah, ma non abbiamo la rope. Rope che tra l'altro non mi ricordo più dov'era la seconda. Vabbè, andiamo a prendere col party, a caso. Tanto dobbiamo tornare indietro, perché lì non c'è nulla di interessante. Prendiamo anche l'altro pezzo di party. Ok, questa è una zona franca, probabilmente perché ci sono quei fantasmini. Allora, Akiko, Kasuo e Asuka sono quelle che hanno più bisogno, per cui farò così. Allora, Kasuo, che si divide da Rio. E si unisce alle altre. Controlliamo anche i punti fede, ok, sono abbastanza. Quindi procediamo così. Con questo team un po' ferito, perché li faccio sprecare tutti i punti preghiera in modo tale da sfruttare al massimo il tonico. Allora, qua abbiamo questo cagnaccio. Ok, sconfitto, ma non è servito quello. Però da bel deficiente che sono. Ah, facciamo così. Allora, dopo aver sfruttato i punti camminata degli altri, anche il buon Rio si può muovere. Cambiamo gruppo e continuiamo. Però non c'è nessuna bestia bestiosa. Ci sono questi cani, ma non sono le bestie a cui pensavo io. Aia. Forza. Ah, attenzione a non sprecare i punti camminata. Rio, vieni. Poi di nuovo parti. Kasuo. Poi c'è questa porta che non avevamo ancora esaminato. Ecco lì dove mettere la scaletta, su qua. E quindi vediamo cosa c'è in questa stanza. Melma. Ah, un diario. Un diario. Ma prima vediamo questo cadaverino insanguinato cosa ci dice. Questo oracolo insanguinato. Look. Nulla, dobbiamo parlarci con questi. Attenti! Quattro passi e sarete intrappolati. Ok. Quindi immagino che si possa camminare su questa melma melmosa fino a quattro passi. Ok. Ci sta. Allora, quindi si può passare qui sopra. Allora, il pavimento è appiccicoso. Io, ma mi pareva che tu ci avessi già camminato sopra prima. Si vede che questa cosa è scriptata esclusivamente per questa stanza. Ok, come vedete, tre passi li abbiamo fatti. Look! Un diario, ma è chiuso a chiave!
Quindi la chiave forse è nella cantina. Qui abbiamo un'altra picozza, vediamo a chi, se possiamo darla a qualcuno. C'è quel log che non so ancora a cosa serva. Possiamo però togliere il Waxy. Suppongo che Waxy e Mallet fossero utili nella fase precedente, diciamo nel capitolo precedente. Adesso forse non lo sono più. Allora, per evitare di rimanere appiccicati, proviamo a fare così. Splicchete, splicchete. Ah, mostro. Speriamo che essere appiccicosi non ci dia dei malus, ma sinceramente il gioco non mi sembra così raffinato da questo punto di vista. Allora, il man di solito è piuttosto cattivo. Kazuo ha solo 96 punti vita, per cui è meglio usare un po' di prey. Anche tu prey, grazie. Low points. Non ho abbastanza punti, allora fai così. E tu prey, 190, così vai. 95 punti di danno. Uff. Ne ha tanti di punti vita, il man. Ora, vediamo cosa ci dice questo scheletrin. Uno scheletro, abbastanza muto. Allora, proviamo a parlarci. Niente. Vediamo com'è quest'ascia. D'argento. Ma noi che oggetti abbiamo? No, le armi vanno bene così. Siamo messi abbastanza bene da quel punto di vista. Okay. Ah, un affresco! E non ho coso. Vabbè, adesso lo facciamo arrivare in qualche modo. Ok. Vediamo cosa c'è scritto qui. Una nota. Takashi, nel giardino. Nel cortile. Raggiungilo con... Attaccala a due pioli. E quindi si parla probabilmente della scala di corda. Qui abbiamo il coso, l'affresco, e vediamo se possiamo... Dobbiamo pulirlo? Sì. Quindi usiamo subito la nostra asca e il suo aspirapolvere. Wash it! It is cleaned, perfetto. E leave. C'è quella spada, vediamo se possiamo raggiungerla. Ah, oh no. Qua c'è il problema che ci sono quattro passili. Però forse essendo in gruppo gli altri possono comunque tirarlo sull'omino. Adesso vedremo, lo vedremo subito, mi sa. Allora, uno, due. Ah, combattimento. Magari Gioco se ne dimentica. Un altro man. Attenzione. No, pray. Di nuovo al massimo. Lei può ancora pregare. 12, quindi circa così. No, non abbiamo abbastanza. 5 punti preghiera. E tu così. Boom. 91. Ok. Vediamo che spadonza è. Una spada lunga. Questa spada lunga in effetti potrebbe essere utile. Allora facciamo uno switch subito con la mia Silver Ascia. Vediamo come sono i punti di Kazuo. 92-62, direi di sì. Ok, siamo passati senza grossi problemi, quindi forse 4 passi e il quinto ci stucchiamo sul pavimento. Comunque, sempre meglio evitare di prenderci rischi inutili. 1, 2, 3, 4, ok. E andiamo così. Camminiamo un po'. Non arrivano mostri. Ma usciamo da... Eccolo qua, perfetto. Sempre per il solito discorso che poi dobbiamo andare dentro. Io. L'uomo nel muro. The man in the mirror, no, in the wall. Tac. E proviamo ad attaccarlo normalmente con le altre. Ok, wall defeated. Perfetto. Porky. Ryo. Mario in realtà è pieno di punti vita, per cui può eventualmente chiamare gli altri, caso mai si dovesse trovare in ambasce. Look. Parla più piano. Camera. Le lettere appaiono. Aiuto! Brividino sulla schiena immediato. 8 marzo.
Mia moglie ha ucciso nostro figlio. È stato un incidente. E quindi scopriamo un po' di tragedy. Devo segnarmi tutti questi numeri, però adesso non so neanche dove ho messo il foglio con gli appunti precedenti. Però 38. Killed. Ok, vediamo se ce la fai, mio buon Rio, a tornare indietro. Ok. No! Vabbè, può chiamare qualcuno. Amen! Facciamo Prey. 110 danni. No effetto, per fortuna. Prey. Wow, grande Rio. Ma non essere neanche andato avanti con l'esperienza. Allora, qui ho fatto tutto questo giro. Ecco. Ah, vedi che reagisce agli indizi. Forse. Vedi, due pioli, una corda non basterà. Io non vedo perché, però va bene. Se voi lo dite, io sono d'accordo. Item rope. Eccomi qui. Zook. Team con Amy. Allora. Mi sa che dobbiamo tornare nella stanza inzaccherata, però. Eh sì. Penso sia l'unica cosa da fare al momento. Perché lo dico? Perché non so dove sia la cantina, altrimenti. Molto semplice. Allora, parti. Casuo. Sperando non serva il Waxi, perché lo lasciate giù da entrambe. Cane Rabbios. Ole, un po' di level up. Non mi dicono livello, però sbaglio. No, livello 9, ok, me lo dicono. Livello 9, vediamo se sono tutti abbastanza bilanciati. Livello 8, Rio. Asuka, livello 8 anche lei. E Amy, livello 8, ok. Continuiamo comunque così. Devo dire che quella spada è molto poderosa. Ole. Saranno tornate le armature? Una di sicuro sì. Però non può salire le scale. Mi tocca affrontarle. E là. Tutte e due ci sono, vabbè. E facciamo un po' di punti esperienza, sperando di non perdere troppi punti altrove. Armor! Attack. A chi non ha più punti. Preghiera. Ok, perfetto. Oh, Asuka ha superato un livello. Attacchiamo noi. E poi sarà probabilmente ora di usare un tonico. Spero di trovare al più presto, perché siamo un po' a corto. Allora, Kasuo attacca. Akiko attacca. Asuka prega. No. Uah, schifo. 36, 36, 19. Attenzione. E qua bisogna usarlo già il tonico, mi sa. Allora, use. Ok, vediamo i nostri uomini. Perfetto. E dovrebbe essere buono, perché se Akiko è di livello 9 e anche Asuka lo è, benissimo, vuol dire che abbiamo riempito al massimo i punti vita. Raccogliamo. Ah no, l'estintore l'abbiamo già preso. Ok, benissimo. No! Che errore da imbecille che ho fatto. Sono uscito così tornano le armature. Cerchiamo di evitarle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E torniamo su così. Ok. Nemici. Bane. Beh, attacchiamolo diretto. Ahia, flash, per fortuna non ha fatto nulla. Speriamo di sconfiggerlo, benissimo. Ah,
mai c'è quella roba rotta? C'è una porta laggiù. Altre scale qua sotto. E qua una zona... stranamente... libera. Fatemi controllare, perché non vorrei che ci fosse qualche passaggio segreto. Nothing, nothing. Ah, ho cambiato personaggio, vabbè. No, armor. Vabbè, affrontiamo anche questa armor. Grandi! Ma lì non si può sinceramente passare. 1, 2, 3, facciamo così. 1, 2, 3, ci siamo. 1, 2, 3 e giù. Ok, allora non esco per il momento da questa stanza perché prima vorrei chiamare Rio e Amy. Sono lontanissimi però temo. Abbastanza. Vediamo se... No! Di già. Vabbè, dovremmo avere abbastanza prey per superare anche un man. Prey. Ok, perfetto. Vediamo cosa... se abbiamo tonici noi, tra l'altro. Uno solo, quindi abbiamo solo un tonico che ci rimane. Dopo questa... dopo questa fase. Non è che mi metta proprio di buon umore la cosa. Qua cerchiamo... orca, un altro attacco. Allora, io ho finito i punti. Man in the wall! Riattacca ed Amy prega. Perfetto. Rio level up, perfettissimo, perché ci serve per... come si dice? Per non sprecare il tonico. Una spada lì. Vediamo che spadonza è. Item. Oh, look, non sbagliarmi. Spada dell'anima, perfetto, allora. Item. Amy ce l'aveva già. Prendiamo due spade dell'anima, così. E ora dobbiamo tornare... Attenzione! Un candelabro sull'angolo della stanza sta cadendo. Non ho visto dove devo lanciarmi. Aia. Ho sbagliato. Ho sbagliato, malamente. Solo 3 punti danno, per fortuna. No! Oh no! Almeno non mi sono ancora appiccicato. Armor! Prey. Ok, defeated. Zuccate, zuccate. Giù. Scappa. No, dun. Chiuta. Fase. What? Mi ha toccato? Forse sì. Prey. Uff. Oh, era quella lì, perfetto. È tutto perché voglio andare a vedere cos'è quella ascia lì, eh. Ascia pesante. Ma sapete che mi fa voglia di prenderla. Allora, un attimo, vediamo un secondo. Rio 63-84. Mentre questa... '86-62, siamo più o meno dalla stessa parte. Preferisco una spada, sinceramente. Ecco fatto. Andiamo di qui. Giù di qua. Vediamo se mi può aprire la porta. Sì. No! Non volevo... Ah, su non c'era nulla, tanto. Uff.
Allora, facciamo una cosa. Siccome le armature compaiono solo se io esco con tutti e due i party da una stanza, adesso entro con Kasuo in questa e vediamo che succede. Una stanza, eccola qui. Oh, ecco gli stivali, ecco gli stivali. Asuka è stata rapita, maledizione. Da tutti sti spiritelli spiritosi. Allora, leggiamo. Shogo. Entra nella... come si chiama? Nella cantina. Attraverso il cortile. Porta medicine. Attenzione! Ci sono delle tracce di sangue che conducono a quella porta. Questa è una trappola, allora. Ma quella non mi interessa. Prendiamo questo... questi boots. Che spero coprano tutti i personaggi. Del party. Facciamo una bella cosa. Allora, adesso sto per interrompere questo video. Ma voglio vedere se per caso in questa porta c'è una trappola. Allora, save state. Ecco qua. No, non c'era nessuna trappola. Perfetto. E ci ritroviamo con gli altri. Vediamo dove è finita Akiko. Party. È lì, va bene. Ma forse è Asuka che è stata rapita. Oh, vicino allo scheletrino. Oh. Questo è interessante. Forse allora... No! Cavolo! Sono da solo, è meglio di evitare questa... C'ho un man! Vediamo se riesco a scappare. Sì, per fortuna si può scappare dai combattimenti. Ah, vabbè, andiamola. Che arma ha lei? Lo Shiv. E dice lascia pesante, allora ci riuniamo a loro. Ok. Allora, con Kasuo... Ah, non posso uscire da qua. Si bloccano i personaggi in questo modo un po' strambo. Kasuo. Ok. Quindi dovrebbe essere di qua. Ah. Man! Chiamiamo. No, non tu. Tu attacca ed è Akiko che chiama. Akiko 40 punti di danno. Oh, Emi level up, finalmente. Questo ci dà la possibilità eventualmente di fare... come si dice, un tonico, adesso che è level upata. Però aspettiamo un attimo. Continuiamo nel prossimo video.